Benvenuti a questa nuova edizione del T-Giro. È scoppiato il caso, quasi per caso, dopo che il caso a caso nessuno ci aveva fatto caso e a me francamente non me ne frega un caso. E lo, la, e gli, le, articoli determinativi, un, uno, una, articoli indeterminativi. Ora passiamo agli articoli dei giornali esteri. Eletto 45esimo presidente degli USA e Jetta, McDonald Trump, che ha festeggiato mangiando panini e bevendo coca. Non solo, il presidente ha promesso al proprio popolo di mantenere le promesse e quindi ci sarà un incremento del lavoro edilizio, si stima un'assunzione di circa 30.000 manovali che andranno a costruire la grande opera, ovvero il grande muro sul confine con il Messico. Ora voltiamo pagina, andiamo direttamente all'ultima. Ma dove me le scrivi le notizie? Dove me le scrivi? Oh, e che vuoi da me? Io te le scrivo le notizie, sei tu che non sei buono. Passiamo ai mercati del pesce. A quanto pare è aumentato il prezzo del baccalà. E infatti la mamma dei cretini è sempre incinta. Economia. I titoli di studio non si potranno più acquistare dalla CEPU, perché a quanto pare la CEPU non c'è più. Ora vi lasciamo a questi magnifici bimbi. Restano articoli indeterminativi. Questa la ripetiamo. Coltivare le patate vicino ai piselli. A quanto pare i piselli diventano subito duri. Colpa del cambiamento climatico, ma è scoppiato il caos. Ma perché è tutto quasi? Cosa c'è?